Barbagallo, buongiorno e ben ritornato con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. E quindi ieri queste dimissioni annunciate da Musumeci tramite un video su Facebook, l'ennesimo schiaffo all'ARS? Ma l'ennesimo schiaffo ai siciliani. Musumeci continua a offendere le logiche parlamentari, dimentica che il Parlamento è espressione dei siciliani, dimentica che in democrazia il Parlamento e i parlamentari sono una parte importante e indispensabile del confronto e del dialogo istituzionale che lui ha sempre rifiutato. Dimettersi sui social è uno schiaffo anche alla storia della Sicilia, mai si era scesi così in basso. Con l'Aula peraltro già convocato oggi per le 11, lui avrebbe dovuto accettare il confronto e spiegare le ragioni delle dimissioni. Tutto fatto per tornaconto politico, spera di spendersi le ultime cartucce per provare a essere ricandidato sulla pelle dei siciliani. Che dire, per la seconda volta consecutiva il centrodestra finisce in modo anticipato la legislatura, dopo il governo Lombardo anche il governo Musumeci finisce in modo anticipato per le dimissioni del governatore, sempre per un tornaconto elettorale. Onorevole Barbagallo, il campo progressista è confermato, quindi alleanza Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, i 100 passi di Claudio Fava per la presidenza della regione? Il campo progressista è confermato, noi abbiamo, piuttosto che decidere il candidato presidente della regione in una stanza oppure dar vita a questi balletti del centrodestra di Andy Rivieni, abbiamo preferito dare la voce ai siciliani, abbiamo fatto le primarie con 45.000 registrati quasi, ha vinto Caterina Chinnici, ora siamo al lavoro per le liste, anzi continuiamo a ritenere che vogliamo ingrossare le fila del campo progressista includendo anche forze parlamentari come Azione di Calenda, Più Europa, Italia Viva, tutte le forze che sono state all'opposizione del governo di destra di Musumeci e che speriamo di includere in un progetto marcatamente alternativo. Quindi sostanzialmente il Partito Democratico non farà l'errore che ha fatto a Palermo, dove non ha dialogato con Azione Più Europa? No, no, i dialoghi sono intensi, speriamo che siano anche produttivi nei prossimi giorni. Ecco, onorevole, a questo punto bisogna dare un'accelerata, contate di chiudere la partita in tempo? Ma bisogna chiudere la partita perché si presentano il 19 e il 20 le liste per le politiche e il 25 le liste per le regionali, quindi sarà un agosto senza spiagge e con molte telefonate e incontri per definire la parte elettorale e operativa di questa campagna elettorale che siamo convinti ci consegnerà un nuovo modello di governo della Sicilia. Ecco, onorevole, intanto c'è De Luca che va avanti come un treno, la preoccupa? No, io ho grande rispetto di tutte le candidature, sia di quella di De Luca, sia quella che ha annunciato la Democrazia Cristiana. Vinca il migliore, noi siamo convinti che noi abbiamo le carte in regola attorno a Caterina Chinnici per definire un progetto coerente, coerente anche con la nostra storia, con i valori del centro-sinistra e per iniziare a dare concretezza ai tanti problemi che ha la Sicilia. Anche questa campagna elettorale in questi giorni si sta caratterizzando solo per coloro che raccontano i problemi. Noi abbiamo l'ambizione invece di iniziare a risolverli finalmente i tanti problemi che ha la Sicilia, dai rifiuti alle questioni del costo dell'acqua in Sicilia, alla riforma dei forestali che non è arrivata, alla valorizzazione dei nostri beni culturali, alla valorizzazione dei parchi e delle riserve naturalistiche. Ma è un caso che il Partito Democratico ha deciso di puntare su una donna, Rita Chinnici, che poi ha vinto anche le primarie, ma allo stesso tempo anche Cuffaro ha detto di volere puntare su una donna e adesso Forza Italia ha messo avanti il nome di Stefania Prestigiacomo, quindi una Sicilia al femminile? Io credo che anche queste candidature sono la reazione ferma all'ottusità di Musumeci di questi anni, cioè qua abbiamo avuto un governo regionale fatto di soli uomini, è stata inserita una donna la sera prima che il Partito Democratico facesse ricorso al TAR per mancanza della parità di genere, quindi nella società civile è scattata anche una domanda forte di candidature di donne che secondo me vedremo anche alle politiche. Noi l'abbiamo interpretata con Caterina onestamente non solo perché è donna ma anche per il suo spessore, per la sua storia. Io sono contento che ci sia questo pullulare, proliferare di candidature di donne, finalmente per una Sicilia in versione rossa.
Barbagallo, come il Partito Democratico nelle prossime settimane sarà presente nei territori? Ma abbiamo intanto questo esercito di volontari, dei ragazzi, per spiegare la campagna elettorale del partito, le ragioni della nostra coalizione. Sulle spiagge siciliane frequenteremo i luoghi più frequentati per fare una campagna elettorale sul solco e sulla tradizione della sinistra del Partito Democratico, fatta palmo a palmo. Utilizzeremo poco mezzi di promozione costosi e ci avvaremo invece della nostra storia, vogliamo guardare la gente negli occhi, fermando le persone per strada, spiegando quali sono le ragioni per costruire una Sicilia diversa, che è quella che vogliamo. Musumeci, mi scusi Barbagallo, prima di lasciarla, nei giorni c'è stata questa discussione su Pogliese, che ha lasciato la fascia di primo cittadino, pare che appunto si stia lavorando per candidarlo in maniera certa, per garantire l'approdo al Parlamento nazionale. Da Catania anche De Luca ha lanciato la sfida. Il Partito Democratico in silenzio sta lavorando con una candidatura di un uomo molto conosciuto e apprezzato per il suo ruolo sociale incondizionato. Quando verranno svelati i nominativi? Noi speriamo, avremo la direzione nazionale entro il 15, siamo al lavoro, insomma, entro la metà del mese di definire le candidature. Io non credo che esistano né in Sicilia né in nessun mostro collegi blindati, non esistono elezioni sicure. Quindi noi non solo ci riteniamo competitivi, ma crediamo di avere le carte in regola per prenderci veramente una grande e bella soddisfazione in Sicilia in questa tornata elettorale. Sostanzialmente sta volendo dire che è possibile anche dire clamoroso a Catania? L'ultima volta il centrodestra aveva tutti i collegi segnati blu scuro e tutti davano i collegi sicuri. Io invece credo che non è così, perché l'ultima volta i 5 Stelle poi hanno vinto il 45-48% in tutti i collegi uninominali. Proprio prima di lasciarla, onorevole, c'è un sondaggio che sta circolando proprio quest'oggi, che dà in rimonta il Partito Democratico, primo partito in Italia. È cambiato il passo? Ma io credo che Letta ha impresso altri ritmi alla campagna elettorale, la scelta anche dell'accordo con Calenda è stata una scelta fruttuosa, e si respira un'aria positiva attorno alla proposta politica del Partito Democratico. Io avverto entusiasmo, passione, voglia di riscatto, abbiamo fatto pace col nostro mondo, dal mondo della scuola, al mondo del lavoro produttivo, ai giovani. Ho buone sensazioni, ce la giochiamo. Grazie all'onorevole Anthony Barbagallo, segretario del Partito Democratico in Sicilia. Buona giornata. Grazie a voi.